Salve a tutti, sono Mr. Camarium e questo è il mio canale. Prima di cominciare vi voglio presentare questo canale che si chiama Young Madness, che se non mi sbaglio significa Monelli. Trattano gaming e non solo, infatti sono molto simpatici questi due ragazzi che sono anche siciliani. Andiamo avanti con il programma che vi voglio presentare. Allora, come si pronuncia non ve lo so dire, però si scrive DYLCG3. Stiamo attualmente alla versione 40. Con questo software è possibile realizzare sia il progetto nella forma schematica che CS, quindi il nostro circuito stampato. Partiamo prima dalla forma schematica. Ecco qui, qui abbiamo una serie di componenti che è possibile anche estendere andando sul canale, sul sito ufficiale, e potete scaricare le librerie. Tipo, prendiamo il transistor, cliccando sinistro sul componente, nell'area dove mi trovo adesso mi chiede dove posizionare il componente, eccolo qua. La stessa cosa vale tipo LED, sinistro sempre per confermare, sinistro dove voglio posizionarlo, perché è possibile anche dargli una misura. Se voglio mettere il componente più largo, in questo modo da fargli passare attraverso un altro componente. Detto questo, come avete capito, è molto semplice. E qui ho anche semiconduttori, la stessa cosa per chi ricorda ancora le valvole, ci sono anche dei componenti inerenti. Ok, andiamo a circuito stampato board. Allora, se dipende da quello che voglio realizzare. Se voglio realizzare il circuito stampato partendo dalla classica pista, quella disegnata tra un componente e l'altro, posso prendere la parte blackboard, cioè piastra vuota, e qui andrò a metterci il componente e disegnargli la pista. Però la chicca di questo programma, che di solito non ho trovato negli altri, è questa: la possibilità, mi metto nel punto zero, la possibilità di utilizzare direttamente una basetta preforata, che è utilissima quando i progetti in questione sono molto piccoli, che non richiede necessariamente realizzare un circuito stampato. Adesso vediamo di fatto come si realizza. Quindi andiamo sui passivi, selezioniamo una resistenza, ecco qui, come prima metto il punto di inizio e il punto di fine in base anche alla grandezza del componente. Poi adesso vado in semiconduttori, prendo un LED e faccio la stessa cosa, inizio e fine in base alla grandezza del componente. La stessa cosa transistor, ecco qua, realizzato ho disposto i componenti per il mio progetto. Per collegarli andiamo in connecti, scegliamo la riga, quindi ci mettiamo in corrispondenza del componente, qui giusto faccio giusto un esempio per farvi capire come funziona, la disposizione. Ovviamente le righe possono essere anche colorate o potete anche decidere lo spessore. Allora, detto questo, non c'è nient'altro da aggiungere, è un software molto semplice. Vedrete nei prossimi video, partendo da settembre del 2017, cioè quindi del corrente anno, che utilizzerò comunque questo programma per realizzare i miei progetti. In effetti a settembre partirà un progetto che utilizzerò anche nei miei video. Vi lascio una buona giornata, non dimenticatevi di mettere like e di condividere questo video, e soprattutto di iscrivervi al mio canale. Buona giornata.